Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi vi voglio raccontare la storia di un chitarrista italiano con un talento straordinario. Sto parlando di Davide Lo Surdo. Ho conosciuto Davide Lo Surdo bene. Come potete notare, abbiamo lo stesso cognome, ma non siamo parenti. Mi è capitato di scoprirlo per caso su YouTube cercando dei miei video e mi è comparso il canale di Davide. Aprendo uno dei suoi video, sono rimasto colpito dal suo modo di suonare. Davide è un chitarrista italiano che nasce a Roma nel 1999 e si è appassionato alla chitarra grazie a un'amichetta che suonava la chitarra e prendeva lezioni dal parroco nell'oratorio di quartiere. Davide rimase subito affascinato da quei pochi accordi che Aurora faceva sulla chitarra e chiese ai genitori di essere portato dal prete in oratorio per imparare a suonare la chitarra. Bene, i genitori portarono Davide dal prete, ma ben presto Davide, grazie al suo innato talento, imparò così velocemente gli insegnamenti del prete che ormai gli stavano così stretti che i genitori, sotto consiglio del prete, decisero di mandarlo da degli insegnanti di chitarra più esperti e più bravi. Lì Davide iniziò a studiare con questi maestri, ma anche lì ben presto riuscì ad apprendere così velocemente che anche gli altri maestri li stavano stretti. A questo punto Davide decide di continuare lo studio della chitarra da autodidatta. Ben presto Davide, grazie alla sua dedizione sullo strumento e alle tante ore spese nello studiare sulla chitarra elettrica, lo portarono a esibirsi in diverse parti del mondo. Nel 2021 addirittura Rolling Stone Magazine gli conferisce il titolo di chitarrista più veloce nella storia della musica, capace di suonare 129 note al secondo. Davide si trova a condividere il palco con diversi chitarristi famosi come Steve Vai, Michelangelo Baito e così tanti altri. Di Davide, il modello DLS1 è stata conferita permanentemente al Museo della Musica Seagull negli Stati Uniti. Nel corso degli anni Davide compare sulla copertina di diverse riviste prestigiose nel settore della musica. Per me è solo un piacere parlare di Davide Lo Surdo perché è un ragazzo ed è un talento italiano. E anche se il mio è un canale piccolo, mi fa piacere comunque portarlo alla vostra attenzione. Quindi, se non lo conoscete, fatevi un giro sui suoi social. Vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link di riferimento ai suoi social. E a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.